Buonasera, eccoci al nostro primo incontro di spiritualità in preparazione a Natale. Siamo nella cappella del Collegio Sacra Famiglia e questi incontri di preghiera e meditazione vengono in qualche modo ispirati ad un'opera d'arte. Il primo incontro in cammino verso il Natale, accogliendo Gesù. Meditiamo sul Sì di Maria, un brano del Vangelo che conosciamo molto bene, quello dell'Annunciazione, e che ci aiuta anche a riflettere su quello che nella nostra vita è un'attesa. E per immetterci un po' nel clima, ascoltiamo il canto dell'Angelus. Questo caso è in spagnolo, ma abbiamo il testo italiano sott'occhio. È un momento che è servito anche di meditazione introduttiva e prima di affrontare, ecco, questa opera d'arte, ci chiediamo anche quali sono le nostre attese. Stiamo preparando il Natale con i regali, con la festa, giustamente è un momento importante dell'anno che dà anche un senso alla vita della famiglia, degli amici,
Ecco, però potremmo anche chiederci che cosa aspetto nella vita, cosa mi aspetto dalla vita, due domande esistenziali di fondo. C'è infatti l'avvenimento, colui che nascerà, e questo richiama l'incontro personale con il Signore Gesù, che viene, ma sappiamo che è già presente. La memoria che facciamo della nascita di Gesù rafforza quella che è la convinzione del suo essere continuamente tra noi. E poi questa attesa ci chiede di farci attenti a ciò che accade attorno a noi, dove situazioni, persone ci chiamano ad una particolare cura, una particolare attenzione. Ciascuno di noi sa bene quali sono le situazioni, le questioni, le persone che in qualche modo richiedono la sua attenzione. Tutto questo è avvento. Ecco l'opera d'arte di un pittore contemporaneo, non conosciuto certamente, un certo Giorgio Lao, che dipinge questa Annunciazione in una cappella di campagna, quindi certamente non sotto i riflettori, ma nello stesso tempo richiama il mistero che in questa scena viene riproposto. Quindi la guardiamo così in modo generale, lasciandoci colpire magari da qualche particolare. Evidentemente il quadro non è un film, quindi non c'è movimento, ma nello stesso tempo la dinamica che viene riprodotta è molto significativa e ci fa un po' cogliere l'idea di fondo che è questa discesa di Dio nella storia attraverso il messaggero. L'angelo è un messaggero che arriva leggero, nello stesso tempo possente, con questo suo corpo allungato, che simbolicamente può richiamare quella che è l'unione tra cielo e terra, perché è proprio la svolta della storia, dove il Dio diventa uomo nel grembo di una donna, è quello che è il nucleo di questa scena, dove i personaggi sono due, l'angelo e Maria, che poi analizzeremo, ma nello stesso tempo capiamo che il terzo personaggio, Gesù, è quello che dà significato a tutto ed è lui che scende, questa discesa richiamata già dall'Antico Testamento, col profeta Isaia che dice: se tu squarciassi i cieli e scendessi. Ecco, questo lo vediamo, questo cielo che si scompone e queste tessere enormi di questo mosaico che fa da sfondo, quindi un terremoto, potremmo dire un movimento grandissimo proprio per indicare che qualcosa nella storia cambia. Ecco, allora il brano che tutti conosciamo dell'Annunciazione, lo rileggiamo dal Vangelo di Luca, capitolo 1, versetti 26-38. Nel sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, ad una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo.
Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: Come è possibile? Non conosco un uomo. Le rispose l'angelo: Lo Spirito Santo scenderà su di te. Su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. E l'angelo partì da lei. Vale la pena vedere come la tradizione della Chiesa ha visto cinque momenti in questo brano. Il primo momento è il saluto dell'angelo che irrompe nella scena. Il secondo momento è il turbamento di Maria, la preoccupazione di fronte a questo irrompere dell'angelo. Poi c'è l'annuncio di come il messaggio di Dio, no, che è centrale: darai alla luce un figlio, lo chiamerai Gesù. E poi il modo, la modalità della concezione virginale, perché Maria chiede come è possibile una cosa del genere. Chiaramente si tratta di un evento unico nella storia, dove Dio interviene direttamente nella vita e nel corpo di Maria. Infine, il sì di Maria, il Fiat. Eccomi. Allora, di nuovo il quadro nella sua grandezza, sono misure molto ampie. Questo lo teniamo un po' negli occhi e adesso analizziamo le varie parti in modo un po' più specifico. C'è l'angelo che scende dal cielo, ovviamente sempre questa localizzazione cielo-terra, alto-basso, quando certamente sappiamo che la dimora di Dio non è la stratosfera, ma è un modo per esprimere la sua lontananza da un lato, la sua diversità, e nello stesso tempo, in questo modo, questo scendere, la sua familiarità. E lui, l'angelo allungato, è un po' questa unione tra cielo e terra. Il dialogo tra lui e Maria è reso dai gesti, come dicevo prima, non è un film, non è un video, ma il pittore cerca in qualche modo, attraverso i gesti, le posizioni, di tradurre quello che è la relazione tra i due personaggi. Il raggio. Un bambino, quando ha fatto vedere questo quadro, ha detto un fulmine. Di fatto è una lama di luce che piomba con veemenza dall'alto verso il basso. È una iconografia antica, quello del raggio. Alcuni autori addirittura nel passato hanno dipinto nel raggio il bambino, il feto, per indicare che questo entra. Questo verbo si incarna nel grembo di una donna. E anche questo raggio ci fa pensare al passaggio del Libro della Sapienza che dice: Mentre un profondo silenzio avvolgeva tutte le cose e la notte giungeva alla metà del suo corso, il tuo verbo onnipotente, o Signore, è sceso dal cielo, dal trono regale. Un'anticipazione profetica assolutamente di quello che sarebbe avvenuto in realtà. E poi arriviamo a Maria, che
L'autore rappresenta in modo, da un lato, come donna, la presenta come donna vera, anche se molto, molto elegante, molto bella, per dare anche un'immagine, di donna reale, donne che noi conosciamo, madri, mogli, sorelle, figlie. È affascinante e misteriosa nello stesso tempo, pur essendo una donna concreta, rappresenta, la capacità femminile specifica di ascoltare, di accogliere, di decidersi, di custodire qualcosa nell'intimo. Una donna questa che fa trasparire la sua interiorità, la sua spiritualità. Una donna che guarda con uno sguardo intenso, che va al di là delle apparenze, certamente, se pensiamo a tutte le cure che giustamente le donne, hanno per mostrarsi. Maria, nessuno chiaramente l'ha vista, però l'immaginazione dell'artista cerca di tradurre soprattutto nella sua femminilità, di tradurre quella che è la sua interiorità. Donne comunque, le nostre, come Maria, capaci di dare e custodire la vita. E due caratteristiche sembrano emergere da questa figura: una semplicità assoluta, un realismo che rappresenta questa ragazza giovane ebrea, che è realismo perché arretra di fronte alla proposta, quasi appena appena appoggiata allo scranno, quasi quasi cade. È molto molto realistico questo, e nello stesso tempo però c'è una dignità data dal vestito, data dall'eleganza. E quello che si nota in modo evidente è la mano, la grande mano, che è sproporzionata rispetto al resto del corpo, ma è evidente, e lo capiamo, che indica l'accettazione, l'accoglienza. Il raggio arriva al grembo di Maria e indica, in modo così plastico, quello che è il momento del concepimento. La cattedra e il giglio. La cattedra è questo scranno in marmo. Altri autori, mostrano Maria inginocchiata, dipende un po' dalle interpretazioni. Il nostro pittore, questo Giorgio Lao, pensa soprattutto a Maria come colei che ascolta, colei che è pronta ad accogliere la parola, e quindi ecco, lo stare seduti è tipico di chi si mette in atteggiamento di accoglienza. È discepola. Ed è chiamata anche nelle litanie sede della sapienza. Il giglio, che fa parte sempre di un'iconografia abbastanza comune nei pittori che rappresentano l'Annunciazione, ha due significati: rappresenta Gesù, il Cristo, germoglio nuovo, la vita nuova che arriva. E che anche Dante riprende nella Divina Commedia quando dice: da te è germinato questo fiore. E poi c'è un significato morale, perché il giglio è simbolo della verginità, della purezza di Maria, cioè del suo dono totale. Ecco, elementi che, presi uno per uno, ci fanno capire meglio, ecco, la grandezza dell'evento. L'uovo nella coppa, anche questo è un simbolo abbastanza usato, conosciuto. Capiamo bene che l'uovo
simbolo di vita nuova che deve sbocciare, si addice bene al fatto che in Maria, nel grembo di Maria, è presente una nuova vita, anche se certamente è una vita straordinaria, assolutamente impossibile, ecco, per l'essere umano pensare ad un concepimento così straordinario, unico nella storia. Poi di nuovo questa visione d'insieme che ci fa recuperare i vari elementi dall'angelo con la sua ala possente, anche questa che deriva dall'iconografia tradizionale, anche perché si pensa ad una modalità per questo essere spirituale che è l'angelo di entrare nella dimensione spazio-tempo in cui noi siamo inseriti. Il raggio, Maria, nella sua dinamicità, il giglio, la cattedra e l'uovo. E in sintesi, per noi, anche per tradurre un po' per la nostra vita, possiamo pensare a Maria come donna che ascolta. Noi che siamo molto stimolati dalle notizie, dagli eventi spesso drammatici o comunque dalle cose che viviamo nel momento in cui siamo in famiglia, al lavoro. Ecco, possiamo chiederci che cosa il Signore sta dicendo a noi? Allora, la Chiesa ha utilizzato un termine dal Concilio in poi, i segni dei tempi. Ci sono delle cose che devono farci capire, se noi vogliamo essere capaci a leggere. Magari pensiamo a una disgrazia, pensiamo a una cosa senza significato, invece no, proprio lì il Signore ci vuol dire qualcosa, un incontro, un dialogo, un evento anche luttuoso. Quindi ci ispiriamo a Maria capace di ascoltare. Maria è donna che medita, cioè le cose le sedimenta nel suo cuore, però in questa meditazione il primo posto che lei assume per lei, il primo posto è quello del Signore nella sua vita, cioè lei è decisa, disposta a fare la sua volontà. Quindi questo meditare che non è un allontanarsi, un rinchiudersi, ma è un custodire per poi diventare donna che decide. Infatti il fiat, il sì, è frutto di questo ascolto, di questa meditazione, di questa volontà di essere totalmente per il Signore. Allora, la domanda che possiamo farci noi è quella se siamo capaci a manifestare la nostra fede, quindi a deciderci per il Signore. Ecco, e terminiamo con una preghiera che è presa da un vescovo molto conosciuto, morto da qualche anno, Don Tonino Bello, un vescovo di una profonda umanità e spiritualità, il quale ha scritto molto anche su Maria, e questa preghiera alla Madonna, a Santa Maria, Vergine della Sera, ci può aiutare, ecco, anche nel nostro momento di spiritualità, ecco, molto semplice, e di ciascuno di noi può leggere e seguire questa preghiera. Santa Maria, Vergine della Sera, Madre dell'ora in cui si fa ritorno a casa e si assapora la gioia di sentirsi accolti da qualcuno, e si vive la letizia indicibile di sedersi a cena con gli altri, facci il regalo della comunione. Te lo chiediamo per la nostra Chiesa che non sembra estranea né anch'essa alle lusinghe della frammentazione e della chiusura nei perimetri segnati dall'ombra del campanile.
Te lo chiediamo per la nostra città, che spesso lo spirito di parte riduce così tanto a terra contesa, che a volte sembra diventata terra di nessuno. Te lo chiediamo per le nostre famiglie, perché il dialogo, l'amore crocifisso e la fruizione serena degli affetti domestici ne rendano luogo privilegiato di crescita cristiana e civile. Te lo chiediamo per tutti noi, perché lontani dalle scomuniche dell'egoismo e dell'isolamento possiamo stare sempre dalla parte della vita, là dove essa nasce, cresce e muore. Te lo chiediamo per il mondo intero, perché la solidarietà tra i popoli venga riscoperta come l'unico imperativo etico su cui fondare l'umana convivenza, e i poveri possano assidersi con pari dignità alla mensa di tutti, e la pace diventi traguardo dei nostri impegni quotidiani. Così sia. E grazie a voi per la partecipazione, per l'ascolto. Ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo alle ore 20. Buona serata.